La narrazione ufficiale lo descriveva come una persona timida e coraggiosa. In realtà si dice che sia stato un vero rubacuori Yuri Gagarin e del suo bacio con Gina Lollobrigida si parlò a lungo a Mosca. Ma oltre ai primati terrestri, il primo uomo nello spazio ovviamente collezionò diversi record stellari. Il 12 aprile 1961, alle 9 e 7 minuti, ora di Mosca, la sonda Vostok, con a bordo il pilota cosmonauta Yuri Alekseevich, fu lanciata dal cosmodromo di Baikonur nell'allora Unione Sovietica. Solo 108 minuti dopo, il cosmonauta è atterrato vicino al villaggio di Smielovka, nella regione di Sarato. Il primo volo di un essere umano nello spazio durò quindi meno di 2 ore rispetto ai voli moderni, sembra ben poca cosa, ma 60 anni or sono quei 108 minuti erano destinati a diventare stellari, non soltanto per la biografia di Gagarin. Dagli oblò della capsula rudimentale, Gagarin vide nella distanza il nostro pianeta e 2 giorni dopo cominciò per lui una vita ben diversa da quella di qualsiasi altro cittadino sovietico. Per la prima volta Mosca accolse l'eroe spaziale sulla Piazza Rossa e poi fu la volta di un lungo tour all'estero della durata di ben 2 anni. L'impresa di Gagarin scatenò l'orgoglio statunitense che spinse l'allora amministrazione Kennedy a promettere agli americani di arrivare sulla Luna, mentre la corsa allo spazio per i sovietici subì una brusca battuta d'arresto, dovuta più che alla morte di Gagarin nel 1968 a quella di Sergei Korolev, vera anima e mente del programma spaziale dell'URSS, scomparso 2 anni prima nel 1966.